Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Chiave. Io sono il Master Chiave e il vostro ospite su questo canale. Finita la premessa storica dello scorso video, questa settimana nel D20 System cominciamo ad andare a parlare della magia vera e propria. Cominciamo parlando delle classi degli incantatori, cercando di dare una spiegazione di carattere generale e magari snocciolare un po' qualche termine tecnico che vi servirà per discuterne durante le vostre partite. Sì, video noioso questa settimana, piacente. Cominciamo col dire che non tutte le classi possono lanciare incantesimi. Normalmente ci si riferisce alle classi che hanno la capacità di lanciare incantesimi come incantatori e a tutte le altre classi come mondani, che sì, effettivamente è un termine classista. Anche i personaggi mondani potrebbero comunque avere accesso alla magia tramite oggetti magici, pozioni, bacchette, anelli o quello che è, ma non hanno la capacità di lanciare autonomamente incantesimi, non hanno la capacità di generare autonomamente effetti magici nel corso del gioco. Non lasciatevi trarre in inganno dal termine magia o incantatori. Normalmente ci si riferisce a questi come termini tecnici perché il D20 System è nato col D&D, che è un gioco generico in ambientazione fantasy, ma altri sistemi del D20 hanno personaggi, classi ed effetti analoghi, anche senza che questo all'interno del gioco sia da considerarsi magia. Ci sono vari effetti nel D20 Modern. Chi sceglie la razza del vulcaniano in Prime Directive, il gioco di Star Trek, o la classe del Cavaliere Jedi nel sistema D20 per Star Wars. Sono entrambi considerati incantatori, anche se non si tratta di quello che comunemente verrebbe chiamato magia. Ogni incantatore genera i propri poteri in base a una delle caratteristiche del proprio profilo, normalmente una delle caratteristiche mentali, ma ci sono delle notevoli eccezioni. Questa caratteristica è normalmente chiamata la caratteristica di riferimento. Più è alto il valore della caratteristica di riferimento, più incantesimi al giorno l'incantatore potrà lanciare, più sarà difficile resistere ai suoi incantesimi e più alto sarà il livello massimo di incantesimi a cui può accedere. Ad esempio, il classico mago di D&D utilizza come caratteristica l'intelligenza. Più sarà alta l'intelligenza del mago, più saranno alte le classi di difficoltà per resistere ai suoi incantesimi, più incantesimi bonus avrà al giorno e ovviamente più sarà alto il livello massimo di incantesimi che potrà lanciare. Per arrivare a lanciare fino al nono livello dovrà avere una caratteristica intelligenza di almeno 19. Ogni classe di incantatori ha un proprio elenco di magie che può imparare, può apprendere, può lanciare, che è chiamata la lista di incantesimi della classe. È possibile che una lista sia comune a più classi, ma questo non vuol dire che le lanciano allo stesso modo. Sempre in D&D, il mago e lo stregone prendono incantesimi dalla stessa lista di classe, che è chiamata la lista di incantesimi di mago stregone. Però il mago apprende gli incantesimi più velocemente, guadagna incantesimi di livello superiore a livello più basso rispetto allo stregone e hanno anche metodi di lancio degli incantesimi abbastanza diversi. Condividono però lo stesso elenco di incantesimi tra cui scegliere quali imparare e quali apprendere durante il gioco. Non necessariamente un incantatore ha accesso a tutti gli incantesimi nella propria lista. Potrebbero comunque sussistere altre limitazioni legate alla razza, all'origine, allo specifico sottogruppo di incantatori a cui appartiene. A volte ci sono anche delle discriminazioni morali.
In D&D alcuni incantesimi sono accessibili solo a chi ha un determinato allineamento, ma nel sistema di 20 di Star Wars, Sith e Jedi usano la stessa lista dell'incantatore. Semplicemente alcuni poteri allineati con lato chiaro possono essere presi solo dai Jedi e alcuni incantesimi allineati con lato scuro possono essere presi solo dai Sith. Quali e quanti siano gli incantesimi di ogni lista e quali siano le restrizioni è un discorso molto ampio e non ha proprio senso mettersi a discuterne in un video. Se avete dei dubbi, scrivete qui sotto, ma in linea di massima ogni manuale spiega chiaramente quale incantesimo può essere lanciato da chi. Andate a leggervi il manuale e probabilmente troverete le risposte già lì sopra da soli. È però importante ricordare che non tutte le classi degli incantatori sono create uguali. Alcune non hanno la possibilità, nemmeno agli alti livelli, di raggiungere il massimo livello della magia e di lanciare gli incantesimi più potenti presenti all'interno del gioco. Sempre mantenendo l'esempio del D&D, in Dungeons & Dragons sia lo stregone che il bardo lanciano incantesimi usando il carisma come caratteristica rilevante. Ma lo stregone può raggiungere agli alti livelli il nono livello degli incantesimi, che è il massimo all'interno di quel sistema. Il bardo, per quanto aumenti di livello, non supererà mai il sesto livello degli incantesimi. E anche la lista di incantesimi tra cui può scegliere i suoi è molto limitata rispetto alla lista di incantesimi a cui può accedere lo stregone, che praticamente è una delle più vaste del gioco. Alle classi che possono lanciare gli incantesimi fino al massimo livello del sistema, normalmente ci si riferisce come gli incantatori puri. Le classi invece che hanno liste di incantesimi più limitate e livelli di lancio inferiore sono chiamati gli incantatori ibridi. Ovviamente gli incantatori ibridi compensano le loro mancanze nella magia con altre abilità. Normalmente abilità marziali, abilità di combattimento. Le classi ibride normalmente usano la magia per potenziare le loro altre abilità più che come principale metodo di attacco. La caratteristica più rilevante di ogni incantatore è il suo livello dell'incantatore, che è un valore che va a modificare tutto quello che ha a che fare con la sua dottrina magica. Quando si parla di livello dell'incantatore, si parla della somma di tutti i livelli di classe, o di dadi vita nel caso il personaggio non stia seguendo una classe, che gli consentono l'accesso a una determinata lista di incantesimi. Il livello dell'incantatore potrebbe essere pari al livello di classe per un personaggio di classe pura. Un mago di quinto livello ha un livello dell'incantatore di 5. Non necessariamente è così. Un mago di secondo livello, ladro di terzo, avrà un livello di incantatore pari a 2 i suoi livelli da mago, nonostante sia un personaggio di quinto livello. È possibile che un personaggio abbia più di un livello dell'incantatore se ha più classi che gli consentono di accedere alla lista degli incantesimi. Ad esempio, un personaggio di sesto livello, 4 livelli da druido e 2 da stregone, avrebbe 2 livelli dell'incantatore, livello dell'incantatore 4 per i suoi incantesimi da druido e livello dell'incantatore 2 per i suoi incantesimi da stregone. Anche se la lista degli incantesimi è la stessa, ma è acquisita da 2 classi diverse, il livello dell'incantatore non si somma. Come si è detto, mago e stregone scelgono incantesimi della stessa lista, ma un personaggio con 5 livelli a mago e 5 livelli a stregone non avrebbe un livello dell'incantatore di 10, ma 2 livelli di incantatore da 5, uno per gli incantesimi da mago e uno per quelli da stregone. Potenzialmente potrei andare avanti a parlare ancora per un'ora, ci sarebbe da spiegare la differenza tra gli incantatori spontanei e non spontanei, tra gli incantatori arcani e quelli divini, e come entrambi siano schifati dagli incantatori psionici. Però davvero il video diventerebbe qualcosa di insostenibile, quindi facciamo che per questa settimana la chiudiamo qui.
piuttosto torneremo a parlare degli incantatori più avanti. Questo però dovrebbe avervi dato un'idea generale di cosa sono gli incantatori all'interno di Twilight System. Tra 2 settimane andremo a parlare degli incantesimi, delle scuole degli incantesimi, e anche quello sarà un video incredibilmente pesante, anche se probabilmente no, probabilmente più lungo di questo, ma un attimo più leggero, perché si parla più di lore che di termini tecnici. Comunque vedremo. Come sempre vorrei sapere da voi se vi piacciono le classi degli incantatori, o se preferite i personaggi mondani, se preferite gli incantatori puri o quelli ibridi, e come usate gli incantatori nelle vostre quest, se li usate come nemici o se preferite fare incontri con molti personaggi mondani. Se ci sono domande, dubbi o perplessità, scrivete nell'area di discussione qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividete, che aiuta a crescere il canale. Se non volete perdervi i prossimi video, cliccate sulla campanella. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.